Sono stati trasferiti in serata all'interno di alcune strutture del Potentino e di Matera i 55 migranti pakistani sbarcati nella notte di lunedì 29 aprile lungo la spiaggia di Policoro. Lo sbarco è avvenuto di notte da una barca a vela battente bandiera turca. Attorno alle 2 una segnalazione da parte di alcuni residenti di Via Verdi, in località Idrovora, ha allertato gli agenti del commissariato di Policoro che, immediatamente intervenuti sul posto, hanno trovato il gruppo di migranti composto da 44 adulti e 11 minori. La polizia, coadiuvata dai carabinieri della locale compagnia e dagli uomini della protezione civile, ha scortato i migranti presso l'autoparco comunale di Policoro, dove sono state effettuate tutte le procedure di riconoscimento, mentre alcuni medici hanno effettuato i controlli previsti. Tutti i migranti sono risultati in buone condizioni di salute. L'imbarcazione che hanno usato è stata poi ormeggiata nel porto di Marinagri e sono state avviate indagini per chiarire alcuni aspetti del viaggio di questi uomini. Sulla vicenda abbiamo raccolto la dichiarazione a caldo del sindaco di Policoro Enrico Mascia. Io sono stato allertato dalla prefettura e dalla protezione civile intorno alle 3 del mattino e mi sono recato in Via Verdi, dove c'erano già le forze dell'ordine, mi avevano chiamato anche i locali carabinieri e ci siamo incontrati lì appunto in Via Verdi, dove c'erano costoro. Ci siamo immediatamente attivati per fornire loro la prima assistenza, è intervenuto il gruppo della protezione civile di Nova Siri in coordinamento con la protezione civile regionale, c'erano già le ambulanze del 118, è stato avviato un primo triage sanitario. Da un punto di vista sanitario è stato verificato, non ci sono criticità, si tratta di soggetti giovani in apparente buona salute. E queste sono state le prime battute e adesso sono in corso le operazioni di polizia per l'identificazione e tutte le procedure previste in questi casi. Sono qui all'autoparco comunale, vista la prossimità del commissariato, e sono state allestite 2 postazioni per fotosegnalazione e quant'altro, e tutte le operazioni di polizia per l'identificazione, che è il fatto preliminare.